La terza corsa, un confronto sul doppio chilometro, a reclamare cavalli di 3 anni, sono in 10, 1 Exodus, Bridon, 2 Enorme Nap, 3 El Romeo Maker, 4 Excellent Ban, 5 Hermin's Love, 6 Exit RG, seconda linea, 7 Eli dei Greppi, 8 Elenoir Treb, 9 Ermanno Jet, 10 Elisir d'Amore. Favori per Enorme Nap numero 2. Con un centinaio di metri allo stacco, parte arretrato Exit RG, alcune rotture, quella di Elisir d'Amore, intanto macchina che accelera e stacca per lasciare andare i concorrenti. Vediamo all'esterno veloce Excellent Bar che cerca di sopravanzare Enorme Nap, che però si oppone. Enorme Nap costringe l'avversario a ripiegare in corda ed Excellent Ban va in seconda posizione al completamento della piegata. 200 metri iniziali svelti, 14 e 4, davanti alle tribune dunque in vantaggio c'è il favorito Enorme Nap, in seconda posizione c'è Excellent Ban, poi Exodus Bridon, all'esterno invece El Romeo Maker, lungo la corda numero Eli dei Greppi, Exit RG con all'esterno Elenoir Treb, via via tutti gli altri. Elisir d'Amore è squalificato. Tanto completamento dei primi 600 metri di gara con Enorme Nap in vantaggio, 45 per il primo segmento di gara, davvero veloce da 1.15 e continua di buona lena il battistrada è favorito che percorre in un minuto secco gli 800, sempre tallonato da Excellent Ban, mentre in terza posizione c'è Exodus Bridon. Nessuno per il momento riesce a farsi luce per corsie esterne. Chilometro iniziale in 1.15 e 7. Secondo passaggio davanti alle tribune, si è staccato il numero da Excellent Ban che segue sempre in seconda posizione. All'esterno cerca di farsi luce Ermanno Jet. Ermanno Jet progredisce a un giro dalla conclusione. L'errore però di Ermanno Jet, che è sostituito all'esterno da Elenoir Treb. Numero 9, Ermanno Jet, squalificato. Vediamo intanto i cavalli a 600, poco più dalla conclusione, con l'errore anche di Excellent Ban. Corsa davvero ad eliminazione, in seconda posizione si ritrova così Exodus Bridon. Mentre allunga ora Enorme Nap quando siamo a 400 dall'arrivo. Soltanto Exodus Bridon cerca di rimanere nei pressi, mentre in terza posizione c'è Eli dei Greppi, ma è più lontana. Cavalli al completamento della piegata, entra in vantaggio Enorme Nap, lo insegue Exodus Bridon, più indietro Eli dei Greppi. 100 alla conclusione con Enorme Nap che nel finale controlla tutti i tentativi di Exodus Bridon, che può essere soltanto secondo, al terzo finisce Eli dei Greppi. 1.16.3 sul doppio chilometro, 31.6 a chiudere, ma vittoria in ghiaccio già dalla partenza per Enorme Nap, Francesco Tufano, per conto di Giulia Deschi e della scuderia Team Tony Trans.